Harper Weitz è stato senz'altro un allenatore fondamentale nella storia del calcio europeo. Il modo di giocare a calcio che siamo abituati a conoscere oggi parte fondamentalmente in quegli anni, gli anni 20 e 30, e non sono moltissimi gli allenatori che segnano quella stagione. Weitz è senz'altro uno di quelli. Comincia Questi. ad allenare giovanissimo perché era un calciatore di discreto livello, ha un brutto incidente, ha neanche 30 anni, deve interrompere la carriera e decide di intraprendere la carriera di allenatore. A soli 34 anni vince il campionato di Serie A nel 1929-30 con l'Ambrosiana, che era il nome che aveva dovuto assumere l'Inter in quegli anni, perché internazionale è un concetto estremamente indigesto per il regime fascista. D'oggi. Weitz è l'allenatore più giovane ad aver vinto un campionato di Serie A, e il campionato del 1929-30 è il primo campionato che si gioca come si gioca oggi con la denominazione di Serie A, cioè con partite di andata e ritorno. La sua vicenda è estremamente significativa e, come dire, emblematica di quegli anni, perché quello che mi ha colpito moltissimo nello studio, nella ricostruzione, è che con la sua morte ad Auschwitz è scomparsa anche la memoria sportiva. Quindi non solo le vittorie che ha ottenuto, che sono state importanti, questa all'Inter, ma poi nel 1937 Weitz porta il Bologna, che è stata l'altra sua squadra, a vincere il trofeo dell'esposizione di Parigi, battendo il Chelsea in finale per 4-1. Era una competizione che si potrebbe paragonare all'odierna Champions League. Porta l'Italia, questo modo di giocare, sul tetto d'Europa, ha una visibilità anche europea a questo punto. Eppure, l'essere incappato alla persecuzione razziale fa sì che anche la memoria di quello che ha fatto, delle sue vittorie, quindi la memoria sportiva, dei risultati raggiunti, l'importanza delle sue idee di calcio rispetto ad allora, ma rispetto ancora oggi. Per dire, Weitz è il primo allenatore che dispone la squadra sul campo di gioco secondo gli schemi. Allora non li chiamava ancora schemi, ma quelli che oggi sono gli schemi vengono inventati fondamentalmente da Weitz. Weitz scrive il primo libro di tecnica e di tattica mai pubblicato nel 1928 sul gioco del calcio. Introduce innovazioni quale lo studio della dieta e dell'alimentazione dei calciatori, cose allora negli anni 20-30 assolutamente fantascientifiche. È il primo che introduce allenamenti differenziati a seconda dei ruoli che si vengono a ricoprire in campo. Tutto questo appunto viene poi Il fatto che si cancellato. sia arrivati a colpire un personaggio come Weitz, che nel momento in cui è costretto a lasciare l'Italia, Weitz era cittadino ungherese e le leggi razziali imponevano ai cittadini stranieri che lavoravano in Italia, riconosciuti dalle leggi appartenenti alla razza, tra virgolette, ebraica, di lasciare entro 6 mesi l'Italia, dimostra appunto quanto l'applicazione sia stata assolutamente inflessibile. Weitz in quel momento aveva alle spalle uno scudetto con l'Inter, aveva alle spalle due scudetti con il Bologna, la vittoria in questa competizione internazionale importantissima, eppure questo non lo mette al riparo di niente, viene incasellato all'interno di questo gruppo. In forza di questo deve lasciare l'Italia, non ci sarà nessuno che fondamentalmente si darà da fare in Italia per trovare una soluzione, per metterlo al riparo. Il Bologna lo lascia andare, anzi lo costringe alle dimissioni nell'ottobre del 1938. Weitz arriva a Parigi,
Tra l'altro i suoi due figli, Roberto e Clara, erano nati a Milano ed erano stati battezzati, ma questo appunto non li mette al riparo dall'applicazione delle leggi razziali, stati battezzati perché Weitz si era conformato, non si era convertito al cattolicesimo, ma si era fondamentalmente conformato a quello che erano le usanze del paese nel quale stava vivendo. Si trovano praticamente da un giorno all'altro in mezzo alla strada. Weitz trova un ingaggio in Olanda, sceglie l'Olanda, anche su questo ci sono state poi alcune polemiche, ma lui sceglie l'Olanda fondamentalmente uno perché era un paese neutrale e quindi con la guerra alle porte sembrava dare garanzie. Secondo, perché era un paese liberale in cui non c'erano legislazioni ostili alla popolazione ebraica, uno dei pochi paesi in Europa da questo punto di vista immune. E invece quello che nessuno si poteva immaginare è che Hitler viola la neutralità olandese e belga per arrivare in Francia girando la Maginot. E immediatamente l'Olanda viene aggredita il 10 maggio del 1940, il 14 maggio, cioè 4 giorni dopo, capitola, perché ovviamente essendo un paese neutrale non aveva neanche un vero e proprio esercito, o comunque non un esercito attrezzato per reggere l'urto di una potenza militare come quella tedesca. Al vertice del regime di occupazione olandese viene posto un fanatico antisemita che si chiamava Sey Sinquart, che era stato anche colui che ha gestito l'Anschluss, cioè l'annessione dell'Austria. La persecuzione razziale diventa l'obiettivo numero uno degli occupanti e nel giro di pochissimo tempo Weitz, che nel frattempo aveva trovato un ingaggio al Dordrecht, è costretto, gli viene impedito di entrare sul campo di gioco e quindi deve allenare il Dordrecht al di là della rete metallica, poi deve arrivare con una stella gialla e poi l'ultima, diciamo, misura impedisce, permette agli ebrei olandesi di uscire di casa soltanto tra le 2 e le 5 del pomeriggio, quindi di fatto impedisce qualsiasi tipo di attività. I Weitz vengono catturati nell'agosto del 1942, vengono deportati a Westerbork, che è il campo da cui sono passati i 107.000 sui 110.000 ebrei olandesi deportati. Tenete conto che la comunità ebraica olandese era formata da 140.000 persone, quindi vengono deportate 110.000. E di queste ne torneranno vive meno di 3.000, questa è, diciamo, l'impatto più violento in Europa occidentale che ha avuto la persecuzione anti-ebraica. Tra l'altro da Westerbork passava anche Anna Frank con la sua famiglia. Restano lì qualche mese, nell'ottobre del 1942 vengono caricati su un treno che arriva da Auschwitz il 7, il 7 vengono subito passati per la camera gas la moglie di Weitz e i suoi due bambini, che a quel punto hanno 14 e 10 anni. Weitz, consapevole del fatto che la sua famiglia è stata sterminata, però in quel momento è un uomo di 46 anni, ancora vigoroso dal punto di vista fisico, per cui il Reich in quella fase decide di sfruttare tutto quello che è sfruttabile dal punto di vista della manodopera per sostenere lo sforzo bellico. Weitz per circa 2 anni lavorerà nelle miniere di carbone della Slesia a Kosel, lavorando praticamente come uno schiavo, come ci hanno raccontato moltissime memorie della deportazione, con la consapevolezza che la sua famiglia era stata sterminata, con il ricordo che neanche qualche anno prima era sulle prime pagine di tutti i giornali europei, compresa l'Equipe, che è sempre stato il quotidiano sportivo più prestigioso d'Europa, come il mentore del nuovo modo di giocare a calcio, il maestro del calcio danubiano. Noi non sappiamo nulla di questo ultimo periodo della vita di Weitz, perché probabilmente chi l'ha incrociato è stato sterminato anche lui, oppure non l'ha riconosciuto, o insomma non abbiamo nessuna testimonianza. Sappiamo solo dai registri di Auschwitz che il 31 gennaio 1944 viene passato per la camera gas. Così finisce la storia di uno degli allenatori più importanti per capire come si gioca al calcio oggi, che aveva segnato il passaggio dall'età, diciamo, pionieristica e dell'improvvisazione a
introdurre una serie di diciamo, innovazioni tecniche, tattiche e anche dal punto di vista della conduzione sportiva che pongono le basi del calcio così com'è. Il fatto di essere morto ad Auschwitz però, come dicevo prima, ne cancella anche la memoria sportiva, nessuno si ricorda di lui, resta praticamente uno sconosciuto fino al 1999 quando prima Enzo Biagio, poi Matteo Marani, che è l'attuale direttore del Guerin Sportivo, si danno da fare per ricostruirne la biografia sportiva. Oggi passi in avanti ne sono stati fatti, ricerche ci sono, abbiamo ridato una fisionomia a Weitz, abbiamo ricostruito la storia, però stenta ancora come dire, il suo nome ad essere ricordato. E io qui direi che, essendo poi stato Weitz fondamentalmente un uomo di sport, perché era una di quelle persone che avrebbe continuato tranquillamente a fare allenatore di calcio se la storia non fosse andata in quella direzione, ma in qualche modo la storia l'ha investito, trovo che sia quasi più importante ricordarlo per quello che ha fatto nella storia del calcio, e quindi ridargli il suo posto nella storia del calcio, piuttosto che ricordarne la vicenda della deportazione e dello sterminio, che pure è importante. Però sarebbe già un passo in avanti se si ricominciasse a ridargli quello che gli è dovuto nella storia del calcio, a ricordare che è stato il più giovane allenatore a vincere un campionato in Serie A, a ricordare che è stato il primo a vincere il campionato italiano giocato col girone all'italiana andata e ritorno, a ricordare le sue innovazioni nel modo di giocare a calcio, e poi magari riflettere sul fatto di quanto le leggi razziali prima in Italia e la persecuzione e lo sterminio dopo nell'Europa occupata dai nazisti sia stata pervasiva. Quando vogliamo capire perché la persecuzione razziale contro gli ebrei è stato qualcosa di unico ed irripetibile nella storia, dobbiamo sempre chiederci perché uomini come Weitz a un certo punto vengono considerati talmente pericolosi e nemici del Reich da dover essere sterminati. Questo lavoro poi si intitola La svastica allo stadio e raccoglie alcune ricerche che ho fatto nel tempo, che avevo già pubblicato sulla rivista A, che poi ha fatto questo fascicolo, e raccontano la storia, raccontano quattro storie. La prima appunto è quella di Arpar Weitz, di cui abbiamo parlato. La seconda è quella di un altro allenatore ebreo-ungherese che ha una storia molto simile a quella di Weitz, anche se da un certo punto di vista meno tragica, ma altrettanto tragica, cioè quella dell'allenatore del Grande Torino, Ernst Erbstein, anch'egli espulso dall'Italia nel 1938, come Weitz, in quanto ebreo-ungherese. Tra l'altro in quel momento il Torino di Erbstein era in testa alla classifica, il Bologna di Weitz era secondo, quindi spariscono nel giro di qualche settimana i due tecnici che stavano guidando le squadre di vertice del campionato italiano, senza nessuna eco né sui giornali né tra l'opinione pubblica. Anche Erbstein finisce deportato in campo di concentramento in Ungheria, però riesce a fuggire, riesce a salvarsi, ma se conoscete la storia del Grande Torino, l'uomo sopravvissuto al campo di concentramento muore poi a Superga nello schianto dell'aereo del Grande Torino. Altra storia è quella di uno dei più grandi centravanti di tutti i tempi, e cioè Matthias Sindelar, che per il fatto di aver rifiutato di vestire, lui era austriaco, la maglia della nazionale tedesca dopo l'Anschluss, viene ucciso dalla Gestapo. E l'ultima storia invece è abbastanza interessante, perché il fascicolo si intitola Storia di persecuzione, che è quello che abbiamo visto, ma anche di resistenza, perché nell'Olanda invasa dai tedeschi una squadra di calcio, una delle più, anzi la più prestigiosa e gloriosa ancora attualmente, cioè l'Ajax Amsterdam, diventa il centro della resistenza olandese. La cosa curiosa è che il leader di quell'Ajax, ma anche il leader della resistenza, si chiamava Cookie Kroll ed era il padre di Ruud Kroll, un capitano poi della nazionale olandese.
Perché il Novara Calcio ha scelto di voler collaborare con Sermais, l'istituto storico, e di interessarsi alla storia di Arpa Pais? Noi siamo già stati insieme alcuni anni fa con l'istituto storico per ricordare Arpa Pais e siamo molto riconoscenti che l'istituto ci abbia aiutato a riaccendere i riflettori su questa storia, che è una storia bellissima dal punto di vista umano, per quello che rappresenta, una storia interessante perché ha dei risvolti sui quali occorre continuare a riflettere. Il fatto che quest'uomo a un certo punto sia sostanzialmente scomparso dalle cronache senza che si sollevasse la dovuta curiosità su quello che poteva essere accaduto. E accanto a questa vicenda umana devastante, interessante, bella per certi punti di vista, perché ci insegna tante cose, c'è l'aspetto sportivo che bisogna sottolineare, perché quest'uomo è stato nel mondo del calcio qualcosa di davvero molto importante. È stato un allenatore che, occupandosi di grandi squadre del momento, con una breve, felicissima parentesi che ci inorgoglisce nel nostro Novara, è stato veramente il predecessore, questo è un giudizio che molti tecnici danno, del calcio moderno. E quindi le due vicende insieme rendono la cosa estremamente interessante per chi cerca di fare calcio cercando di mantenere anche qualche riferimento a quello che questo significa sul territorio, a quello che questo può creare per gli appassionati, per chi partecipa, per chi lo studia, per la nostra stessa storia, che in fondo rappresenta un patrimonio dal quale non possiamo prescindere, perché altrimenti tutto quello che facciamo francamente sarebbe solo tempo perso, denaro perso, soldi buttati. Se invece il riferimento culturale si mantiene, allora probabilmente quello che facciamo significa qualcosa di più. Benissimo, e invece partendo da questa storia e trasportandola nell'oggi, com'è che il Novara Calcio si schiera nei confronti del fenomeno del razzismo? Io credo che cerchiamo di farlo in un modo intelligente. La scelta nostra è stata quella di investire molte risorse in un centro sportivo importante che potesse essere davvero un momento di inclusione vera nei confronti dei ragazzi che giocano nelle squadre del nostro settore giovanile, ma non solo, perché bisogna ricordare che il Novara ha lanciato un progetto che si chiama Sistanza Azzurro per ricordare il colore della nostra maglia, che raggruppa tutte le società che intendono naturalmente farne parte, che sul territorio fanno calcio giovanile dilettantistico. Abbiamo unito 70 società circa di dilettanti che hanno bisogno di aiuto perché evidentemente devono far fronte a realtà che hanno poche risorse a disposizione, e all'interno di ognuna di queste strutture c'è uno spaccato della società italiana nostra di oggi, e quindi ci sono ragazzi di nazionalità e di culture diverse, molto diverse. E questo rappresenta, attraverso lo sport, un meccanismo di inclusione, ripeto, credo che questa sia la parola migliore sulla quale cerchiamo di lavorare, proprio per far stare insieme questi ragazzi e far capire a loro che tutto sommato la vita è quella che si vive tutti insieme.